Ed ora per la politica davvero non c'è più tempo, perché non è certo dato alla legge o alla politica penetrare nel silenzio di un adolescente che trova il coraggio di un gesto drammatico, ma quel gesto che è insieme denuncia e condanna inchioda tutti noi alle nostre responsabilità. La società e ancor più la classe politica che per noi deve decidere e che oggi esprime dolore e condanna. Spero che un'intera classe dirigente chieda perdono per le vittime dell'omofobia, sono le parole di Nichi Vendola. E allora a settembre, a riapertura delle Camere, il Parlamento affronterà la discussione sulla legge contro l'omofobia, tante volte ritenuta necessaria e tante volte rimandata. La discussione in calendario per fine luglio aveva come obiettivo l'approvazione ad agosto. Poi l'ostruzionismo parlamentare, la proposta dei ministri di matrice cattolica di una moratoria sui temi etici ritenuti non urgenti e si arriva a settembre. Il testo ora in Parlamento è frutto di una lunga mediazione. Di fatto estende la legge Mancino contro le discriminazioni, punendo l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi o fondati sull'omofobia o transfobia. E viene anche introdotta penalmente l'aggravante di omofobia e transfobia. È una legge che non risolve però l'attuale impossibilità di estendere alle coppie omosessuali i diritti riconosciuti agli altri cittadini, a cominciare dal matrimonio. Una legge comunque che secondo la Presidente della Camera, Boldrini, verrà approvata con la più larga maggioranza e ci allineerà all'Europa. Sarebbe davvero il segno che la politica è stata in grado di fare la sua parte.